Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo video. Oggi proseguiamo con la nostra avventura nella Skyblock, il quarto episodio rifatto un'altra volta. Sto provando la webcam nuova, ho allungato un po' l'immagine per farcela stare nell'inquadratura perché sennò venivano le bande nere. Non mi ricordo dove eravamo arrivati sinceramente, fatemi vedere. Allora, qui avevo fatto il pupazzo di neve, là ci sono le tartarughe, ah sì, eravamo arrivati a quello dell'oceano, e all'oceano, e avevo fatto quello lì, ma non l'avete visto perché si è corrotto il file. Qui comunque abbiamo recuperato un po' di prismarino, un po' di cose, peraltro mi serve il cibo, eccolo qua. Poi cos'altro è successo? Vabbè, qua ci sono le volpi, non so se avevo fatto vedere il mio allevamento personale di volpi. Qua sotto c'erano tutti i cani con cui aveva iniziato la nostra bellissima avventura. Due lingotti d'oro, altre robe non lo so. Cos'altro era successo? E avevamo iniziato questa nuova avventura nel bioma, potrebbe essere la giungla, perché sì, la giungla mi ricordo adesso, perché avevamo ottenuto, volevo prendermi i pappagalli, così potevo fare i biscotti, potevo fare, non so, mettere un CD musicale, far suonare tutti i pappagalli, cioè farli ballare, non farli suonare. Diamanti, fantastico. Redstone, addirittura scelando un blocco di la nostra prima redstone. Infatti ci sblocca il ricettario. Blocco, ma che bellezza, possiamo fare i nostri primi circuiti, una roba fantastica. Possiamo rendere finalmente automatiche le farm, automatizzare tutto quanto. Vieni, venite qua, venite qua. Ok, da giù. Ok. Oddio. Oddio. Cosa sono sti affari? Ma che cavolo. Ok, ok, questi qua non mi piacciono. Aia, ma sono devastanti. Ok, una l'abbiamo saccato, ne rimangono due. Mi ha fatto distruggere peraltro tutto il grano. Dove? Eccolo qui. Fiuffi. Ok. Fanno stramale i Vex. Nel frattempo non sta succedendo letteralmente niente di particolare. Quindi cosa? Fermi, fermi tutti, fermi tutti. Possiamo avere i gatti, fermi lì. E con ciò, aspettate, non ho capito che sta succedendo. No, è fuggito. Ok, si sta avvicinando. Ma non diventa un gatto. Quanto pesce gli serve? Non ho capito, vuole. Non ho capito cosa. Perché non funziona? Non va, non va, non va, non chiedetemi perché. È un gatto non gatto. Ok, intanto si è mangiato tutto il pesce. Interessante.
Interessante, là abbiamo un creeper. Ho sparato la freccia non so dove. Pada. Non mi fa esplodere il creeper. Avete visto? Non mi fa esplodere il creeper. Il golem di neve. No, ho fatto saltare la ten frame. Ma cosa? Ma perché? Che è una barriera, che c'è? Davvero, sono abituato con nel server con power 5, distruzione di massa. Una roba assurda, quello qua tranquillamente, niente, cioè proprio una cosa. Ok, eliminato questo, direi di ripiazzarlo magari qua sopra. Plof. Ok, e proseguiamo la nostra bellissima avventura. Lì c'è il gatto pardo che non fa niente di utile. Due, addirittura due. Fatemi vedere se... L'importante è che non mi vadano a creare problemi. Fantastico. Questo mi piace, questo mi piace moltissimo. Salve. Poi abbiamo l'arboscello di quercia scura. Ne abbiamo due. Ne abbiamo sei. Direi di piantare anche il bambù, che così facciamo iniziare a crescere il bambù, che ci servirà per molte cose. Ci serviranno per i panda, se ce li danno. Ci serviranno per gli scaffolding, per dei meccanismi strani che non sto a spiegarvi perché è una roba assurda. Rompiamo questo, rompiamo, andiamo avanti a rompere tutto quanto. Ok, andiamo avanti, rompiamo il piccone definitivamente. Mettiamo giù il diamante, lo smeraldo, le chest, mettiamo giù tutto quanto, questo, questo, lo zucchero filato, lo zucchero a velo. Sì, una strega, questo non me l'aspettavo. Ok, ci ha avvelenato, ma è tutto tranquillo, vero? Vero che è tutto tranquillo? Dici di sì. Due secondi, scialla, abbiamo già finito. Carbone, possiamo carbonare abbastanza. Oro. No, no way, no way, no way, fermi. Aia. Aia. Quelli lì mi stanno dando problemi. Parecchi anche. Ma quanti sono? Sono tantissimi. Va bene. Sono tantissimi. E qua sotto lo vedo. Ti vedo. Eccolo lì. Sei. Va bene, vediamo un attimo di allontanarci il più possibile e riorganizzarci. Quindi elmetto, spada alla mano. Io ci ho provato. Aspetta che non ammazzo qualcuno, magari.
Allora, là ce n'è uno. In teoria la strega è già schiattata, quindi questo ce lo possiamo quasi quasi. Loro sono pacifici e quindi a posto. Ora mi mancano quei piccoli infami. Eccolo là. Guardalo qui. Fifi, vieni qua. Questo ci sta. Questo qua ci può dare parecchi problemi. Zucchero, quindi possiamo prenderci. Dov'è? Guardalo lì. Guardalo lì. Che cecchinata formidabile. Ok, significa che siamo quasi alla fine. Siamo quasi alla fine, pronti per la nuova. Beh, abbiamo quasi finito gli utensili, eh. Quindi se riuscissimo a bere. Siamo arrivati alla fine. Abbiamo due diamanti, del bambù, le fave di cacao, fantastico, quindi possiamo avviare una farm di cacao e avere i biscotti. Due, uno, mesa. Ok, abbiamo i primi blocchi Allora, devo dire, è comoda questa cosa che si rompe la sabbia in automatico, però è molto più comodo, visto che di gravel e di sabbia ne capita poca, non ce n'è tantissima. È comodo poter fare il sistema con l'hopper, perché è più comodo perché di sabbia ne cade veramente poco, a parte adesso che saremo nel deserto, quindi vabbè, a parte quello comunque non avremo grossi problemi. Quindi direi ci possiamo attrezzare facendo, aspettate, allora ci serve al posto di questa una cesta qua. Un hopper qui. Le rotaie. Il minecart con hopper. E sembrerebbe funzionare. Ritappiamo e adesso andiamo a verificare. Così volendo potremmo tenere chiuso sempre qui. Adesso fatemi verificare. Smeraldi ci è andato, raga. È una cosa molto più veloce, c'è il lama. Noi ovviamente qua non dovremo più uscire, noi ci facciamo ovviamente una scavata molto. Guardate qua, dovrò addirittura mettere una doppia cesta, chissà che abbiamo leggermente più oggetti. Come tipologie di blocchi intendo, sappiatelo. Abbiamo altri 4 diamanti, quindi vediamo. Aspettate, possiamo fare l'accetta. Ci manca poco per fare anche l'armatura. Vabbè, questo episodio finisce qua. Io intanto scavo un attimino. Vado avanti a scavare i blocchi, preparo le piattaforme, inizio preparandomi per le farm. E basta, questo episodio finisce qua, io vi ricordo di commentare, iscrivervi.
Ok, ragazzi, vi metto una clip extra di quello che stava succedendo, che praticamente è spawnato un villager. E quindi stavo scavando così ed è apparso improvvisamente un villager. Questo villager qua non saprei sinceramente come fare adesso, perché qua dentro possono spawnarci gli zombie, quelli, lo zombie secco, non mi ricordo come si chiama, quello del deserto, e altri mob ostili che possono seccarmi il villager. Quindi adesso dovrò trovare un modo, creare una zona solo per i villager e iniziare a portarli lì. Potrei fare, non lo so, con delle rotaie. C'è un trucchetto che permette di spostare la roba con delle rotaie e una barca, solo che non ho attualmente abbastanza ferro per fare un altro Minecraft. Questo ci può causare. Abbiamo un lingotto di ferro, non possiamo fare niente. E niente, sarà un problema. Niente, adesso penso un po', vedo di sistemare tutto e prossimo episodio iniziamo allora a fare un po' di farm. Quindi vado avanti, poi il prossimo episodio ovviamente, oltre a farle farm, vi farò vedere tutte le novità che ho trovato, perché ci vorrà parecchio tempo.